È stata presentata oggi alla Reggia di Venere Reale l'esposizione conclusiva della 18ª edizione di Restituzioni, il programma di salvaguardia e valorizzazione che Intesa San Paolo conduce da circa 30 anni a favore del patrimonio artistico del Paese. La mostra La fragilità della bellezza, organizzata in collaborazione con il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, resterà aperta al pubblico fino al 16 settembre. Presente al tavolo il sindaco di Venere Reale, Roberto Falcone. È un onore potervi ricevere come amministratore sul territorio di Venaria, all'interno di questa bellezza che è la Reggia, questo castello meraviglioso. Oggi il tema è la fragilità. Come amministratori siamo chiamati tutti i giorni a gestire la fragilità dal punto di vista sociale, quindi persone che si trovano ad affrontare difficoltà nella vita quotidiana. Bene, la fragilità della bellezza credo che sia una boccata di ossigeno per poter prendere le forze, affrontare quelle che sono appunto le difficoltà e le sfide di tutti i giorni. Per cui mi sento particolarmente onorato e orgoglioso di darvi il benvenuto a questa mostra che sia come amministratore che come socio del consorzio è l'ennesima mostra che parte in un breve periodo e che darà grande slancio sicuramente e visibilità a quella che è la bellezza e l'offerta culturale curata appunto dal consorzio. Grazie veramente a tutti. Vi auguro una buona continuazione. L'ultima parte del percorso della mostra ha un legame particolare con il territorio, per cui dà uno slancio verso quella che è la parte del mondo storico, la parte antica della città, che è la continuazione della Reggia, e questo è un altro motivo di orgoglio appunto per potervi augurare una buona visione e una buona permanenza qui sul territorio di Venaria. Grazie a tutti. È un patrimonio di tutti, come ha sottolineato il Presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino. Far diventare questo gioiello sempre più un patrimonio di tutti, dei turisti, ma anche degli appassionati di arte, della gente di Venaria. Noi che abbiamo una certa età ci ricordiamo quanto qui c'era un deposito di carro armato, di vicio. Questo mi pare che ci dia il segno della traiettoria del cambiamento che vi sta. Secondo, mi fa molto piacere essere qui a tavola con Nanni Guazzoni e San Mariano Spietro. Quella, mettiamo così, responsabilità sociale e civile che ogni impresa sempre di più dovrebbe saper dimostrare, che l'Intesa San Paolo sta dimostrando e portando avanti a livello. Mi permetto di richiamare, ringraziando ancora, faccio il mio ringraziamento a Michele, siamo stati in una tale consuetudine per cui viene quasi rischio di dimenticare, di richiamare e ringraziare e sottolinearmi la necessità, tanto per essere molto chiaro, anche se no, dell'altro impegno che è fondamentale per la nostra comunità, che lo siamo nel libro, che è un'altra, come dire, iniziativa culturale di grande capacità creativa, ma soprattutto di grande densità e valore culturale, su cui l'impegno della banca ci ha consentito, io credo di poter dire, ci consentirà di continuare a guardare con grande forza al futuro. L'esposizione presenta 212 manufatti restaurati nel biennio 2016-2017, come ha illustrato il sindaco Falcone. Questa mostra sulla fragilità della bellezza vengono esposte oltre 200 opere d'arte eccezionali. Abbiamo la possibilità come città di Venaria di rilanciare l'apertura della città e quindi mostrare il patrimonio presente sul territorio ai turisti che verranno a visitare la mostra. Questa mostra si cala all'interno di un contesto molto più ampio di esposizioni che avranno sicuramente un successo, come ci auguriamo e come stiamo vedendo dai primi movimenti, anche transito di turisti sul territorio stesso. Venaria ha delle grosse potenzialità da sviluppare, ci auguriamo che il fatto di portare visibilità al territorio dia anche la possibilità di trovare degli sbocchi a quei tanti beni immobili, patrimoni presenti sulla città stessa, all'interno della città, che necessitano di un recupero e che possono offrire grandi sbocchi, grandi opportunità.